Bentrovati, bentrovati a tutti quanti voi, fa molto caldo. Parliamo della questione di Andrea Agnelli che, come sapete, ha avuto altri mesi di inibizione per quanto riguarda la giustizia sportiva. Ma chi se ne frega? Uh, Andrea Agnelli sta portando avanti un discorso molto particolare, molto diverso, come quello di Giaudo, d'altra parte del quale già vi abbiamo parlato nel video precedente, ora parliamo invece della situazione di Andrea Agnelli, perché come sapete l'11 di luglio c'è stata la eh, sentenza in parte del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, eh, c'è stato quasi un colpo di scena, nel senso che eh, Andrea Agnelli prima chiede la sospensiva, poi invece non la chiede più, ma andiamo a vedere che cosa è successo, che cosa... Praticamente si andrà a uh, configurare il tutto davanti al TAR del Lazio, il Tribunale Amministrativo Regionale, a fronte uh, dell'alternativa. Dell cioè Andrea Agnelli dice: Non mi date la sospensiva, però accorciate i tempi della sentenza. Perché con la sospensiva, in pratica, Andrea Agnelli avrebbe potuto. Operare sotto l'aspetto calcistico, cioè se era un dirigente della Juve, gli davano la sospensiva, lo riammettevano e poi si andava a fare eventualmente il, il processo eh, amministrativo. Invece, no, dato che lui non sta più nella Juventus, non è più un dirigente, sarebbe stata inutile la sospensiva. Per cui, attraverso i suoi avvocati, ha, chiesto, ha rinunciato alla sospensiva ed ha detto voglio una sentenza veloce, celere, perché in questo modo potrei riuscire a, ad ottenere vero, una, ehm, un importante e eh, veloce provvedimento. Qual è il ricorso eh, dell'ex dirigente della Juventus? È contro la squalifica di 24 mesi per il caso Plus Valenze. Ed è evidente che eh, lo stesso Andrea Agnelli adotterà lo stesso sistema per quanto riguarda anche la manovra bilancio, bilancio per il quale ha avuto altri 16 mesi. In tutto sono 40 eh, mesi di, eh, eh, di squalifica. In pratica Andrea Agnelli aveva chiesto in primis una istanza, la sospensiva dei 24 mesi di inibizione. Ma attraverso i suoi legali si sono accordati con la Federcalcio e con il Coni per andare direttamente ad una rapida discussione nel merito della vicenda. Anche perché i presenti all'udienza eh, alla, alla, alla dell'11 luglio. C'erano sia la FGC che il CONI, oltre all'accusa che è quella di Andrea Agnelli. Si vuole arrivare a questa valutazione di circa la compatibilità dell'ordinamento di giustizia sportiva italiana con la normativa UE, il vero nodo cruciale della questione. In pratica eh, succede la stessa cosa che è successa a mh, eh, Giraudo. Si spera che il TAR possa dire, guardate, eh, bisogna adottare la normativa UE per cui la giustizia italiana è praticamente superata. Ecco perché Andrea Agnelli eh, chiede di andare nel merito e di fatti il, il TAR entrerà nel merito, perché se no l'11 luglio non, non avrebbe praticamente... Eh, non avrebbe fatto questa, diciamo, questo rinvio, avrebbe detto: Guardate, no, eh, vi spingiamo il ricorso, si va avanti. In buona sostanza, è una mossa per abbreviare i tempi, evitando più procedimenti. L'eventuale sospensiva, come vi ho detto, dell'inibizione, poi l'ulteriore valutazione del merito e l'eventuale partenza dell'inibizione da quel momento, e andando subito al noccio della questione, cioè proprio nel merito, perché cosa serviva la sospensiva ad Andrea Agnelli, che non c'è più come dirigente. In concreto, è un dire: non perdiamo più tempo, arriviamo alla decisione velocemente, che si dica qual è la pena più congrua di questa situazione, andando a fondo dal vero problema. Il Tar del Lazio. Cosa era chiamato? Perché è stato investito della vicenda da parte di Andrea Agnelli? Perché eh, Andrea Agnelli ritiene eh, che eh, il, la giustizia sportiva ha operato male, non secondo le procedure richieste e cambiando il capo di imputazione. La giustizia amministrativa poteva intervenire non solo quanto riguardava un possibile risarcimento, ma anche nella sostanza stessa della sanzione stabilita dalla giustizia sportiva. Eh, avete visto. Ed è questo verdetto che l'ex numero uno del club di avrebbe potuto aspettare prima di decidere se fare ricorso o meno rispetto agli ulteriori 16 mesi combinati dal procedimento stipendi. Andiamo al nocciolo. Della la FigC ha più volte eh, chiesto ad Andrea Agnelli di accordarsi, quello che lo, tutti chiamano patteggiamento, ma non è un patteggiamento. Infatti la FigC si è costituita in giudizio a, davanti al Tar del Lazio, ma anche il CONI nell'udienza dell'11 luglio, e ha chiesto di non accogliere la richiesta di sospensione cautelare dell'inibizione di 24 mesi per il caso Plus Valenze avanzata da Andrea Agnelli. E dice non c'è alcun accordo con i legali dell'ex presidente juventino. Lo hanno riferito eh, dunque eh, stesso quelli della Federcalcio. Dopo che Agnelli ha rinunciato alla sospensiva. Perché, come già abbiamo detto, vuole che in termini concreti e pratici venga subito eh, discusso Venga subito discusso tutto. Questo è il nocciolo della questione. Cioè Andrea Agnelli, detto, fate presto, non mi date la sospensiva. Cosa che, per la verità, anche la FIGC aveva chiesto. Ricordiamo che oltre i primi 24 mesi Andrea Agnelli era stato sanzionato altre di ulteriori 16 mesi per quello che riguarda appunto la giustizia eh, sportiva ed è rimasto l'unico imputato dell'udienza sul procedimento in questione, considerando gli accordi con multe dello scorso 30 maggio da parte della Juventus e degli altri dirigenti inizialmente deferiti. Cioè, insomma, ci troviamo davanti ad una situazione particolarmente complessa, apparentemente, ma semplice sotto gli altri punti di vista. In pratica perché rimane solo Agnelli? Perché la mira attraverso la Superlega era Agnelli ed è per questo motivo praticamente che eh, la FGC si accanisce e tutti si accaniscono. Per cui la sentenza dei primi 15 punti poi portati a 10 di penalizzazione non era una sentenza che ci stava, era una punizione che dovevano fare, dovevano far prendere alla Juventus. Questo che cosa significa? Significa che se si dovesse fare il processo ordinario, ricordiamo ora come stanno le cose: Agnelli e gli altri lo vinceranno così in scioltezza. Ricordiamo che. Le accuse della procura di Torino, fatte da Santoriello e dai suoi due eh, colleghi mh, procuratori, Gianoglio e Bentoni, ha portato a 144 pagine davanti al GIP il giudice per, indag per le indagini preliminari, al quale avevano chiesto anche l'arresto per Andrea Agnelli. Pensate un po', il GIP aveva totalmente respinto... Le accuse della, della procura verso Agnelli e gli altri dirigenti ha rigettato totalmente perché il fatto non sussisteva, non c'erano gravi indizi di colpevolezza, non perché non c'erano le tre eh, diciamo, motivazioni per eh, le, gli arresti domiciliari, cioè la reiterazione del reato, il pericolo di fuga e il rischio eh, di. Non ricordo l'altro l'altro concetto che è uno dei tre reiterazione del reato, eh, pericolo di fuga e, e adesso non ricordo l'altro dei, eh, dei tre principi fondamentali della custodia cautelare, non per questi tre, ma perché non c'erano gravi indizi di colpevolezza. Eh, dopo di questo, eh, diciamo la procura era andata al eh, al GIP, o meglio al GUP, chiedendo il rinvio a giudizio. Nelle more avevano fatto, eh, dunque, avevano gettato in pasto alla stampa le intercettazioni, stesso Santoriello e i suoi due colleghi, facendo un ore grave e mettendo Santoriello soprattutto nel mirino di altre procure, quelle che stanno indagando su, eh, su Santoriello, che nel frattempo ha avuto apparentemente una promozione, diventando sostituto procuratore, ma è stato rispedito a Cuneo. Pensate un po'. Uh, nelle more la Juventus aveva chiesto sia alla procura, vedendosi respinto, sia alla Cassazione, non era competente, lo spostamento del, dell'inchiesta a Milano o a Roma. Ma la richiesta di rinvio a giudizio al GUP aveva bloccato questo, aveva rimesso questa diciamo, decisione proprio al GUP, il quale GUP nel maggio scorso l'ha rimessa delle mani della Cassazione eh, rispetto al decreto Cartabia E allora tutto si deciderà ad ottobre, quando il giudice il GUP dirà se Torino è competente o è competente Milano o Roma, Milano perché lì è la sede della borsa, Roma perché è la sede dove partono i server, probabilmente sarà proprio. Roma, la sede dell'inchiesta dove si sposterà. Poi il GUP o quello attuale o il presunto group, GUP di Milano o Roma deciderà se rinviare a giudizio i, eh, diciamo, eh, coloro che sono stati indagati. Insomma, un processo lunghissimo. Un, non un processo, un'inchiesta lunghissima che non è andata ancora a processo mentre nello nel sport, mentre nella giustizia ordinaria ancora non c'è nemmeno il processo, nella giustizia sportiva già hanno fatto processi, sentenziato, squalifiche e via dicendo. Questa, diciamo, è la, è la doppia strada, la doppia situazione di fronte alla quale ora si trova appunto eh, Andrea Agnelli con il ricorso al TAR. Per bloccare evidentemente quelle che sono le sentenze sportive inique, ingiuste, eh, eh, diciamo imbrogliate perché ti fanno un capo di imputazione e te ne trovi un altro. Se la Juventus ha trovato l'accordo, gli altri hanno trovato l'accordo, quindi non si va avanti per gli altri nella giustizia sportiva, si va avanti invece per Andrea Agnelli. Questo per il momento è tutto. La situazione è questa, in questo momento naturalmente eh, avremo modo di aggiornarvi ancora di più su altre situazioni. Grazie a tutti quanti voi per aver seguito, appuntamento al prossimo contenuto.